Segue il nostro viaggio nel mondo orafo della Campania e lo facciamo ancora con la FOC, la Federazione Orafi Campani, organismo di riferimento per tutti gli operatori regionali del settore, dalle taglianti ai grossisti ed ancora ai produttori e agli artigiani. Per molto tempo è stato considerato il secondo metallo prezioso dopo l'oro, ma l'argento si è affrancato ben presto da questo ruolo, grazie alle mode che impongono la luminosità per i gioielli e per gli accessori. L'argento è noto sin dall'antichità, è menzionato nel libro della Genesi e l'analisi di resti in siti archeologici in Asia Minore e nelle isole del Mare Egeo indica l'argento già nel IV millennio a.C., quando era usato come ornamento e come materiale per utensili, come merce di scambio e come base per molti sistemi monetari. Metalli preziosi nel regno di Napoli ha origini antichissime. In realtà tale lavorazione è dal punto di vista qualitativo e anche quantitativo tra le più prestigiose d'Europa. In passato, per lungo periodo, i metalli hanno avuto una triplice puntonatura, cioè il bollo del fabbricante, dell'argentiere, il bollo dell'arte degli orefici e il bollo consolare, cioè di colui il quale garantiva il metallo prezioso. Attualmente invece la legge italiana prevede una duplice puntonatura, cioè ancora una volta il bollo del fabbricante che è caratterizzato dalle sigla della provincia di appartenenza e da un numero che è il numero di iscrizione alla Camera di Commercio e da un marchio che determina il titolo del metallo prezioso. Attualmente in Italia non possiamo lavorare metalli preziosi di titolo inferiore a 800 millesimi. La cosa che bisogna fare, a cui bisogna fare grande attenzione, è controllare sempre che accanto al marchio del titolo vi sia il marchio del fabbricante, cioè di colui quale ci garantisce la bontà dell'oggetto. Le tecniche di lavorazione sono due: la lavorazione della lastra, cioè lo sbalzo e il cesello, poi in realtà che è una tecnica che purtroppo si è quasi oramai perduta completamente, e la lavorazione invece mediante fusione. Fusione che può essere a cera persa o a terra o a staffa, come viene definita, come il caso in effetti di questo oggetto, parzialmente di questo oggetto. Attualmente poi ci sono delle altre tecniche molto adoperate, quale appunto quella dello stampaggio. In realtà anche questa è una tecnica molto antica, ma in antichità era una tecnica manuale, attualmente invece è completamente meccanica, cioè tramite due matrici, un cosiddetto un maschio e una femmina, viene realizzato il prodotto finito. Bisogna sempre controllare, come dicevo all'inizio, sempre controllare il doppio marchio, cioè deve essere possibile tra l'altro la chiara lettura del bollo del fabbricante, perché attraverso il numero che è impresso su tale marchio è possibile chiaramente conoscere il produttore.